Come può uno ottenere la libertà? Tu vorresti lasciarci? Assolutamente no, piccola Miss. Uno vuole semplicemente essere dichiarato libero. Ma perché? Hai tutta la libertà che vuoi qui. Finché a uno non viene ordinato di fare qualcosa. Andrew, sono anni e anni che nessuno ti dà più un ordine. Ma potreste sempre chiedere a uno di svolgere dei compiti. Beh, noi te lo chiediamo, certo, continuamente, ma è una richiesta, non un ordine. Non è abbastanza per te, vero? Uno ha studiato la vostra storia. Sono state combattute guerre terribili in cui sono morti milioni di individui per un'idea. La libertà. Quindi si può dire che una cosa a cui tante persone tengono così tanto vale la pena di averla. Signore, ora è un buon momento per parlarle? È sempre un buon momento, Andrew, lo sai. È tutto quello che uno ha sul conto. Perché dovresti dare a me tutto questo denaro? Per acquistare la libertà di uno. Uno vuole essere libero. Uno obbedirebbe comunque alle tre leggi, è naturale, e la servirebbe esattamente nella stessa maniera. L'unica cosa che cambierebbe sarebbe la forma. Uno non sarebbe più di sua proprietà. Tu vuoi andartene, è di questo che si tratta, vero? Niente affatto, signore. Voi siete la famiglia di uno. Allora perché mi chiedi questo? Ah, ho capito, c'è il tuo zampino. Ne abbiamo parlato insieme, sì. E così tu gli hai ordinato di farlo, e lui ha obbedito. No, lui decide per conto suo. Ma gli hai messo tu queste idee in testa? No, papà, sei stato tu. Gli hai dato centinaia di libri da leggere, era solo questione di tempo perché a un certo punto fosse attratto dall'idea della libertà. Lui impara e si evolve continuamente, ed è stato grazie a te e anche alle capacità che ha acquisito che è diventato complesso tanto quanto lo siamo noi.